questa potrebbe essere una settimana cruciale per la lotta contro gli avvelenamenti della piana fiorentina. Voglio cogliere l'occasione per invitare tutti i cittadini a partecipare alla grande manifestazione promossa per sabato 14 contro l'inceneritore di Case Masserini. C'è un'alternativa all'incenerimento che si chiama Rifiuti Zero, che è virtuosa, che genera più posti di lavoro e che non avvelena. Mi raccomando, davvero in massa partecipiamo per dire no alla politica scellerata che avvelena i cittadini. Abbiamo presentato un'interrogazione per fare chiarezza sul tema dei consorzi di bonifica. Come sapete, nel 2012 la Regione è intervenuta con una legge cercando di mettere ordine a questo tema. Oggi abbiamo 6 consorzi di bonifica. La Regione Toscana prevedeva che entro 180 giorni dalla costituzione dei nuovi consorzi, i consorzi avrebbero dovuto fare questi piani di classifica che servono per legittimare il tributo che viene chiesto ai cittadini. Come sapete, questo tributo, questo contributo che ogni anno si paga è dovuto sia alle rendite degli immobili, ma anche a questo piano di classifica. Il consorzio di bonifica Medio Valdarno e Toscana Costa non ha presentato i piani di classifica. La Regione Toscana avrebbe dovuto esercitare il potere di commissariamento e non è stato fatto. Perché? Perché i costi sono lievitati fino a raddoppiare nella zona del Medio Valdarno. La Regione dov'è? Non è dalla parte dei cittadini della trasparenza, perché la maggioranza ha bocciato la nostra proposta di allegare al contributo richiesto un foglio dove venisse scritto in modo chiaro in che modo venivano spesi questi soldi. Dopo aver affrontato l'emergenza ungulati, di nuovo andiamo a parlare di emergenze, questa volta riguarda i lupi. Noi avevamo già a suo tempo presentato una mozione per quello che riguarda la gestione delle problematiche relative alle predazioni fatte da lupi o da ibridi. È una proposta ancora molto buona e questo è chiaro da quello che sono i risultati delle audizioni che abbiamo fatto. Quindi le nostre idee quali sono? Rivedere il sistema di ristoro e degli indennizi da parte delle aziende che sono state predate da lupi, prevedere vari sistemi di tutela degli allevamenti in modo che vengano resi più efficienti. E soprattutto un'altra idea che abbiamo avuto è stata quella di creare un marchio, che potrebbe essere detto anche Terre del Lupo, come avviene nelle altre regioni italiane. Noi quindi stiamo preparando un atto all'interno della seconda commissione, perché il problema dei lupi e degli ibridi c'è, esiste e deve essere risolto, ma può essere risolto solo di concerto con le associazioni degli allevatori e degli ambientalisti. E soprattutto qualunque soluzione non deve prevedere l'abbattimento, perché questo andrebbe in violazione della normativa nazionale. Questa settimana abbiamo fatto un atto in regione che vuole regolamentare e rendere trasparente la partecipazione dei consiglieri alle varie attività, sia delle commissioni sia del consiglio regionale. Vi faccio un esempio: un cittadino italiano, quando va a lavorare, timbra il cartellino la mattina e timbra il cartellino quando esce, quando ha finito la sua giornata lavorativa. In Regione Toscana non avviene questo tante volte. Succede che nei lavori settimanali delle commissioni il consigliere si firma appena arriva alla commissione e poi magicamente dopo 5-10 minuti sparisce. Che succede? Succede che il consigliere è pagato per quel lavoro che non ha fatto. Noi vogliamo che un consigliere firmi all'ingresso della commissione e firmi anche all'uscita, così come fanno tutti i lavoratori italiani quando devono lavorare e devono essere retribuiti. Si è riunita in seduta la prima commissione affari istituzionali bilancio partecipati. Abbiamo ricevuto in audizione la dottoressa Franchini, garante dei diritti civili. Ci ha riferito su quella che è l'attività relativa al 2015 e ci ha chiesto a noi consiglieri la massima partecipazione nel promulgare e nel condividere questa attività, in quanto abbiamo anche noi appurato essere poco condivisa e poco conosciuta. Durante la stessa seduta abbiamo ricevuto da parte del Presidente l'informativa che è in corso una programmazione
affinché sia costituito un unico ufficio, un unico comitato dove il garante dei diritti civili, il garante dei diritti dei carcerati e quello dei minori siano uniti in un unico comitato, in un unico ente istituzionale. Non vorremmo che questo fosse solo esclusivamente il solito poltronificio, ma ci aspettiamo che serva a realizzare un lavoro più snello e più veloce. Giusto, un ulteriore strumento digitale a disposizione dei cittadini. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, aiutaci a sostenere la piattaforma online Rousseau, dove poter fare formazione e soprattutto scrivere le proposte di legge di iniziativa popolare per le regioni, per il Parlamento europeo e nazionale. Uno dei migliori strumenti di democrazia diretta, tipica del Movimento 5 Stelle. È una piattaforma gestita direttamente dai cittadini, i quali possono partecipare in maniera diretta, sul serio. Contro la politica che decide dall'alto e non si confronta con i cittadini, Rousseau è uno strumento perché la politica riparta dal basso. Sostieni Rousseau!